Vince l'ingresso. Figli della merda. Il rapper Malan. Oddio. Dai, hai messo una donna a fare le action, non c'entra niente. Facciamo un rap malandrino di Milano, dei due rapper migliori del mondo, così siamo tutti contenti. Vai! 17 Dark Edition, l'edizione subito dopo 17, hanno inserito alcuni featuring, tra cui Jolier, Ernie, Arcomi, Speranza e altri ragazzi che io non Foreigner conosco. Flip, quindi Foreigner, cos'è? Forestiero? Forestiero. Oh. Non li conosco, ragazzi, li andiamo a scoprire oggi. Sapete che noi abbiamo una piccola ignoranza per quanto riguarda perlomeno la nuova generazione, quindi dovete aiutarci voi. Sì, sì. Scriveteci qua sotto. Sì. Comunque è tutto bello il disco, ve lo dico così. Crudo. Crudo, sarà pesce crudo? Arabi. Herbie. Rimango loyal, non cambio. La Lambo. Second Roots. Su di me, come in una Royal Rumble. Dopo un po' tutto mi annoia. Scusa un attimo. Aveva, nell'ultima cosa che mi ha sentito di Amy Skill, ha detto uno sputo sulla povertà. E qua inizia con anche da dentro la Lambo. Non lo so, mi sembra boh. Però è tutto bellissimo, andiamo avanti. Cioè, non sputo sulla Lambo perché dovrebbe, non sputo sulla povertà, però giro il Lambo. Non lo so, mi sembra un controsenso, magari sbaglio io. C'ho la fila, parcheggio davanti, esco dal rito. Qua dentro comportati bene, o finisce che esci dal vetro. Amore, mi sorride Mona Lisa. So che le spezzerò il cuore, se le spezzerò la visa. Frero, poi te lo spingono dietro, tipo che al minimo sfregio. Finisci in un vicolo cieco. Troppo sui G, poi dal vivo sai. Crudo, crudo, questi me li foto a crudo. Sento e mette le mie mani sul suo culo, mentre mangio pesce crudo. Chiamami dotato non cambia, pure se sbagli parole. Mi accendo gli occhi neri tipo panda, sotto ad un passamontagna un calibro 9. Mamma ce l'ho fatta, soldi russa rifatta. Non sto più alle panchine, con sulle squalo il 7 lo shatta. Auguri e figli maschi, scrivono post, vestono glam. Sembrano i Ram, yeah, made in Italy. Dentro casa fai G, fuori ti hanno fottuto. Parli troppo sui G, poi da vivo stai muto. Credo che sia interessante aprire il disco così, perché già ti fa capire che, ok, prima parte era Malandrina, Tamarra, Milano, seconda parte era Malandrina, la stessa cosa. Però Dark Edition. Sì, un po' perché più scuro. Perché Dark? Se non c'è Pyrex. Non ho guardato cosa dicevano, però dal suono che sento è molto più nuova scuola di quello vecchio, dell'edizione normale. Magari questo Tony Cupi del disco... Non lo so. Magari sono un nome figo. Sì. Vai, sì. No Cap con Jolier. Figa la parte di Jake che ha fatto Jake. Come al solito, molto bella la seconda parte, booster, tutti quegli incastri sul sembrate Ram, molto figo. Mm-hmm. La prima parte di Emmys, anche lì molto tranquilla, però riprende quell'immaginario Tamarro Milano. Sai cosa? Da gente con le palle come Emmys e Jake, oggi sono polemici, sono svegliato polemico di testa, ma vi tenete barlo polemico. Io voglio i nomi. Voi sembrate questi, quelli, i nomi, vai, dissa le cose. Ma non pensi immaginario. Che stia parlando di una generazione come ha fatto Jay? Questo nemico immaginario. L'ha sottolineato Jay quando dice voi a casa, quindi parla dei ragazzi. Forse parla delle nuove generazioni e non di quello che è un cantante specifico che cosa, non pensi? Non so, io sento sempre questo voi, noi. Voi noi non specificare, io non faccio i nomi perché non sono sbirro. Anche sì, generazionale. Cioè, lo dice Jake, che lo dice anche credo Emis alla fine della seconda parte. Forse ti è passato. Con la guerra mondiale. Forse ti è passato. No, è che no, volevo solo buttare lì, no? No cap. Uno fa delle domande, no? No cap, featuring Jolier. Sono fresco, ho 24 carati appoggiati sul fresco. Viene smentita la mia teoria della Dark Edition con dei suoni più dark. Esatto. Ti cavalco quella supercar e quella super girl. No cap, fra. Lo faccio in gabbia per il fumo e il crack. Un piedi steso da mai non so c'è giù. Bello. Wow, bello. Che testo, interessante. Creda che sono una bestia e che non sono a posto di testa. Ma sono fresco anche pieno di fresca. Quando entro nel posto io frescono di testa. Tu che fai il vero ma non passi il test. Una nel letto ed un'altra fuori dalla porta. Entrambe fuori dalla tua portata. Dopo che ho fatto notare questi due sbirri mi fermano in strada. Ancora se chi lo problema è ciucato. Ma rinieta con la moglie rinufata. Nel senso da che danza tocco che sta per vivo. Voglio un'essenza valenti del supercar. Piedi steso ad ormai non so c'è giù. Bella la produzione. Ma in base a chi te lo paura era che Jolier non desse il 100% nel featuring, invece ha, col ritornello così ha dato un valore aggiunto alla traccia. È uscito dalla sua comfort zone del rap hardcore. Senti una roba, premesso che se volete un bel disco è questo, premesso che se volete dei bei beat, dei bei flow,
dei belli incassi. Io non lo so, ancora non l'ho sentito tutto. Però dai, Amis, Jake e tutti quanti quelli che sono qua sono tutti forti, bravi e belli. E non è questo proprio il caso di metterlo in dubbio. Ma provocazione, che differenza c'è tra questa canzone e Bando come testi? Come testo nulla. Dipende da chi le dice le cose. Appunto, dipende da chi le dice. Però che differenza c'è tra uno che mi parla di supercar, galera, polizia e tipi di qua, tipi di là, e poi in realtà sappiamo benissimo che sono sposati, quindi non fanno le corna alla loro tipa. La premessa di questo disco è quella, è sempre la stessa, è quella di prima: aver fatto un disco in quarantena, tamarro, per far vedere le nuove generazioni che anche loro sanno fare la roba tamarra come fare la nuova generazione. Cioè, non ce lo dimentichiamo questo. Sicuramente non è disco conscious, e non è stato presentato come un disco conscious, anzi come un disco tamarro, anche perché ci sono loro a cavallo, andava dietro una Milano distrutta che brucia. Cioè, questo è un disco conscious. Cioè, adesso parliamoci chiaro. Vabbè, giustamente. No, io. I pipistrelli dietro. Io voglio pipistrelli che pipistrellano. Io vorrei anche, ogni tanto sottolineare l'ovvio per dare anche la chiave di lettura, fare delle domande anche scontate, ma giusto per parlarne, se no siamo tutto il tempo a dire che è bello, che figo, che tu, che due coglioni. È bello, è figo, è tutto, lo sappiamo. Però se io devo dire qualcosa, è in questo pezzo ho trovato produzione molto interessante. Il pezzo di Jake, anche lì molto sarebbe da analizzare, alcune cose erano molto carine. Faccio il rapper, non è che valgo la Lambo e il cazzo. Io ho capito, io mi cavalco questa Lambo e questa tipa. Io ho capito mi cavalgo. Adesso ho capito, poi, perché mi cavalco la supercar e mi cavalco la tipa. Ci sarà il testo. Fra mi cavalco quella supercar e quella supergal. Allora cambiava la situazione. Allora è proprio tamarro e basta. Cioè, è solo dire le cazzate per fare la turbogogliardia, va bene. Che è quello di cui si vantava il disco prima di uscire. Ok, va bene. Non era sicuramente il disco conscious, non è Mr. Fini. Mr. Fini nasce con l'idea di essere io. Se mi devi fare il party malandrino, va bene. Allora, del resto poi è tutto figo fino adesso e sono sicuro anche dopo. Quindi era solo per spaccare il capello in quattro, vai. Per tutta la città. Con Ernia. E comunque per la risposta di prima dipende da chi le dice e come le dice. Dipende da quanti, in come le dici le cose. Perché se mi devi fare il malandrino e non sai nemmeno dirmele le cose, allora ti dico che Bando mi fa cacare. Se devi farmi Bando un malandrino, però, Per te, non per me. No, per il mondo. Hit mondiale. Per il mondo, non per me. Con Ernia, parleranno d'amore forse? Perché la vita è una caccia, un cacciavite. Tu eri pura come le polveri proibite. E io ero il taglio, io ero la tosio, la manica. Due pianeti, e questo manicomio senza le pareti. Io sei per puro cromo, sei veleno buono. Se sei versato, sopra il marciapiede. Sei veleno buono. Sapevo che con Ernia si parlava di fregno. Ormai è la direzione che vogliono dare ad Ernia, questa roba dello sciupa femmine, che, come ti dicevo, secondo me è molto meglio di così. È limitativo dare a Ernia solo perché è fregno dello sciupa femmine, e può dare molto di più Ernia. Poi spero che siano soltanto i due featuring che siano usciti così, eh. Però sto ritornello posso dire che mi fa cacare? Sì, fammelo sentire, poi te lo dico anch'io. Il bacio e non mi piango, tosto per le ferite. Quello che ti spetta se dormi con una tigre. Che mi sbrani il cuore, per te. Dici che la mia ossessione è il cash. È vero, corro sempre dietro i soldi, ma per spenderli con te, se l'amore rende ciechi. È di una tamarraggine mostruosa. È Desperato e Johnny Scandal fusi insieme. Desperado con Banderas e Johnny Scandal. Tamarraggine di amore. Cioè, è proprio siciliano, cazzo. Cioè, una roba. Tamarro d'amore, cosa devi fare? Quando mio cugino salernitano dice io sono Terrone e ne sono convinto. Aspetta che devo fare il tamarro anch'io col pacchetto di Marlboro Light. È proprio questo, io mi immagino, proprio questo è la roba che è quello. Questo. È una generazione, è figlio di una generazione. Così. Anche a chi non piange mai. Per tutta la città. Piangerai. Sei già qui. E sei lontano pure nemmeno nella. Peccato. Sì, peccato, perché peccato. Lui non è tamarro e non poteva reppare di tamarraggine. Quindi ha detto fai il ritornello a chiappa fregna e boom. Peccato. Ritornello, secondo me era carino poi tutta la linea vocale sulle pentatoniche cinesi, però poi non mi è piaciuto. Cioè mi è piaciuto solo quella sfumatura lì che però, no? Sì, le immagini interessanti, cioè proprio tamarre interessanti, però cazzo di... Una grande varietà di immagini. Ernia secondo me no. Ok, così. È così. Non credo molto agli altri, a me stesso a volte neanche. C'è Black Metal in testa.
tardi per cambiare ormai. Sì, per a volte dovrei stare lontano dai guai, quindi lontano da lei. E qua il tamarro, vedi? E io non voglio guai. Bella, questa è bella. Fondo l'oceano col blu dei switch. Non è questo fastidio che mi dà l'autotune. Non mi dà tantissimo fastidio. Ho sentito roba peggiore. Vabbè, grazie a cazzo. E devo dire che secondo me è un ritorno un po' al suono quasi comfort zone di Emis. Forse per questo che mi è sembrato molto più interessante in questi pezzi piuttosto che in altri. Dicevo, perché mi è piaciuto di più Emis? Perché nell'entrata di Emis c'erano delle cose molto fighe, molto. C'era per crescere, sei diventato come gli altri. Quella era figa. Molto. Quando tu per costruirti una sovraimpalcatura, un'armatura e farti grande, prendi esempio dagli altri e non coltivi quello che poi è il tuo di animo, la tua persona. Poi c'è tutta quella roba sui problemi, non li voglio, sono lì. Infatti, questo mi guarda da un'ora, ma io non voglio Zan. Questa secondo me è figa, conscious, e vale tutta la Dark Edition finora. Come contenuti c'è ancora un po' di tamarraggine dentro. Vabbè, guarda Jake, Jake forse è quello che ha parlato non più d'amore. No, siccome Jake ha esagerato su alcune cose, ma sono immagini, che lui parla tantissimo per immagini. Lui non piace perché tra un po' gli faccio pam pam, capito? No, ha detto basta che gli faccio però no, fare brutto all'ex, dai, ci sta, siamo no, questi sì, meridionali di una volta, non è nella mia dignità. Sì. Però più lei che noi, comunque dice Arcomi, sì, ma più lei che noi. Contarmi altre bugie, ne ho già l'orecchio piena. 10 anni fa eravamo entrambi su quel vecchio treno. Tipo ha detto a me una musica, io scelto sempre la seconda che è anche l'unica. Porca puttana, Emis. Bravo Emis Killer. 2 su 2. Papà. Presi un tempo col volo, però ho perso un amico sincero. Bello. Ci provo, ma sono solo ricordi. Ti ricordi quel fuoco? E quello è tutto, non è bello? Anche quando sta musica era morta, oggi puoi dire grazie a me se c'hai su quello white Jordan. Frate clip il bro su una Jeep nel fumo della cocaina. A scuola mi dicevano zitto, per cui sono cresciuto parlando per istinto. Sono sempre gli 80 in cui le tipe avevano ancora la fica nera proprio. Io per la musica la fica nera. Però guarda che ha reso l'idea. Ti ricordi quando nei porno c'erano i peli delle fiche? Dammi qualcosa da regalargli. Non lo so, cosa vuoi regalargli? Un piccione nero, una maglietta usata, una maglietta degli Arcade Boys. Però sono finite, questa è l'ultima, la diamo a Emis. Jake, questa è la maglietta che te la appena ci vediamo, non ti sta, te la tagli, te la attacchi da qualche parte, ti fai la toppa per il bomber dietro. Porca fica nera. Credo che tu abbia fatto vale tutto il disco, la rima più bella del 2021. In previsione di tutto. In previsione di tutto, la fica. Bello ritornello, bella questa. Tutta bella questa. Questa musica ha viso coperto come un hooligan. Sulla fedina sporca il viso pulito. Respiravo l'amianto, dormivamo per finta. Prima dei soldi ci siamo fatti le ossa. Ci provo ma sono solo. Tornello è veramente bello. Più lei che noi. Belli, belli, belli. Sono partito polemico, mi sono ricreduto. Oh, wow. Ultima volta con Speranza Remix. Più male che bene, sì. Abbiamo fatto i soldi sopra queste strade insieme. Te lo ricordi che potere dal coke ti lene. Mandavo il pubblico in tir. Tu sopra le tangenziali facevi buchi nei tir. Ah, ok. Con le sirene cercavano te. Hanno sfondato la porta. Fondimi appena puoi. Vai, spalla su. Fratello, abbiamo fatto più male che bene. Sì. Bagni e collane d'oro. Non c'è mai stata partita. Infatti hanno vinto loro. Io via, ripeto a quanti eravamo. Ti mando un saluto da tutti noi. Là dentro provo a fare il bravo e rispondimi appena puoi. Sono arrivati di notte alle 3. Spalla su. Modo complesso, corro ultra, stoppo la sentenza. Sfogo la rabbia su un pedofilo, primo in tendenza. Oh. Ti
scusa, sto tagliando su qualche suo amico che è andato a fare il militare? In Siria, magari è perché Siria, era esotica. Dovrei riascoltarla. Stava Speranza. Devo capirla, non l'ho capita. A parte la rima sul pedofilo che dovrebbero farne di più di queste cose. Di pedofili intendi? No, di rime sul pedofilo, perché sembra che è un argomento che nessuno tocca in Italia. Seme del male. Seme del male, Brumotti che cerca la lavora per. Visto che immagino che lì di robe di Buzon. Quando stavo solo appeso un film, c'erano solo gli inseri sul conto. Mio fratello sembra un damerino. Ha 2 anni che dentro Pescara. Aggressione con un taglierino. Quando esce di fisso gli spara. Nino, ci testo credo che stento ogni volta che posso. In te sono seme del male. Ho una parola e 2 palle. Tengo addosso un materiale. Fossi Stephen King, prenditi appunti che impari a rappare. Non senti bene, forse qui c'è King. Ci danno la mo bracciali di platino perché sembrano manette. 50k che hanno le lancette, fatti con bustine e bilancette. Disordiniamo stalle popolari di chi è nato con il seme del male. Dentro queste case ale, vivo il seme del male come vivo mio padre. La vita mette le corde, sento il seme del male come mamma che fa mala sorte. Come del male. Tante cose riprese. Poi hanno lanciato questi 2 featuring interessanti, ragazzi, sono... Not Good è il primo che ha cantato, giusto? Ah, penso di sì, non sì, mi è dispiaciuto, sì, sì, sì. Non mi è dispiaciuto. Inamos invece credo che sia l'ultimo. Sì. È interessante alcuni concetti che ha tirato. Che ha tirato? Secondo me tutto questo bisogno di levarsi dal cazzo i problemi, ma che si attaccano... Modo. È un po' figlio anche di tutto il... Cioè, un po'... Scusami, non figlio... È un po' ricorrente il tema. È ricorrente in tutto il disco. In questa Dark Edition sì. Anche in cos'era quello sto tranquillo, ma mica il tipo mi guarda, io voglio stare tranquillo. Esatto, cioè. E in tutti i punti trovavo delle cose del genere, no? Cioè, comunque io voglio la tranquillità, però lo devo fare. Allora, c'è un'immagine, ovviamente Jake ed Emis hanno una vita differente da quella che viene raccontata, credo, all'interno del disco. È una roba che magari hanno vissuto per poco tempo, per tanto tempo, magari le hanno vissuta... Parallelamente a chi è dentro, perché loro non sono andati dentro, non c'hanno... Non hanno dormito sui treni. Che comunque lo dicono nel disco, quindi lo mettono bene in chiaro. Però dicono: noi abbiamo vissuto e visto e parlato di questo. Però nel disco non c'è un'esaltazione, non c'è un discorso apologico a quel tipo di vita. Anzi, c'è un discorso del: se è quella è la vita, noi parallelamente stiamo cercando di fare questa cosa. Ma c'è tanta ego trip, c'è un ego trip smisurato, ma se non ce l'hanno loro, chi c'è anche c'è anche il discorso, però questa roba mi piace, se no non la facevo. Allora, se fai quella vita lì è perché comunque sei attratto da quella vita lì, diciamo, perché c'è gente che non la fa comunque, no, anche se c'ha quelle pezze al culo, sceglie di non farla quella vita, capito? Quindi deve anche piacerti. O devi essere uno spaccato di mentalità. O devi essere costretto a farlo, perché c'è a chi non piace quella cosa e poi alla fine ci si trova dentro e lo deve fare. Sì, in un modo o nell'altro, minoranza. Anche soltanto rimanendone distanti. Sì, 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 sì. Se devi soldi a qualcuno, i soldi li devi a qualcuno. Sì, sì. Anche se non vuoi fare quella vita. Dicevo, è anche uno spaccato di mentalità. Assolutamente. La minchia, come direbbe qualcuno. Assolutamente. Ma come direbbe qualcuno. Ci io, sarà qualcuno io non, che... Allora, io non sono così critico verso quel tipo di mentalità, perché sai che benissimo che nascendo in determinate situazioni le scelte sono due, e molte volte quella più facile, quella più bella è proprio impossibile da raggiungere, okay? Anche se ci provi tante volte. Sicuramente non è un disco per bambini, quindi se te l'ascolti tu lo comprendi. Vabbè, devi avere una chiave di lettura. Ovvio che c'è chi se l'ascolta per esaltarsi e chi se l'ascolta perché vuole un certo tipo di rap. C'è chi se l'ascolta perché, boh, vaffanculo, mi rappresenta. Il discorso, il problema della musica, dei film, dei cinema, dei libri, dei fumetti è sempre quello. Non è censurare, non è dire questa cosa non la puoi dire, non la puoi fare, non si deve, non si può, ma è semplicemente avere una chiave di lettura come tutte le cose. Per tutti i censori che dicono hai detto le parolacce, hai parlato di questo, di quello e di quell'altro, io dico ben venga, perché il mondo è anche quello. E poi ragazzi, cioè, a chi piace il coca rap, chi piace il gangsta rap, a chi piace il rap love, esatto. C'è tantissimi modi per affrontare e ascoltare dei pezzi della musica. Non si possono mettere a confronto Mecna sì. e Jake La Furia, perché non perché per bravura, ma per quanto certo. Riguarda la cosa diversa che vanno a fare. Sì. Ma allora, poi chiudendo il disco in una frase, musicalmente non c'è un cazzo da dire, né sui flow né sui te, cioè
No, né sulla tecnica, no, né sulle produzioni. Ma lo sapevamo. Una merda, lo sapevamo. È un disco stratamarro per stratamarri, come era annunciato. Quindi per quello ti può piacere o meno, ma per il resto non puoi dirgli un cazzo. Credo che l'esperimento sia riuscito. Oh, sì. Un disco sì, giusto. Sì. No, poi ci sono anche delle canzoni che. Sì. Ok, così è più lei che noi, cioè valgono un disco intero. Quindi sono d'accordissimo. Per un EP di 7 canzoni va benissimo. Sono d'accordissimo. Scrivetemi di speranza cosa voleva dire precisamente, esatto. Perché l'ho persa un po' cercando di capire quello che tante diceva. Tante cose riprese già da 10 anni fa, riproposte. Sì, va bene, vorrei ribadire. Speranza a me è piaciuta molto una cosa, perché è un problema che, sai, si tende sempre a non. No? A tenere lì, però è molto grave. Ciao, io!